La presidentessa, la presidente del consiglio di corso di laurea triennale in scienze giuridiche, e la professoressa Esposito, penalista, e, insomma, chiacchierando in dipartimento, mi dice: noi dobbiamo rilanciare il corso su diritto e management dello sport, che era nato sfortunato, perché è nato pochi mesi prima che scoppiasse il Covid e dunque ha risentito sul piano proprio dell'appeal della comunità studentesca fortissimamente del lockdown, dell'epidemia, eccetera, e quindi aveva pochi iscritti. E, che facciamo? Che non facciamo? Viene fuori l'idea: istituiamo una cattedra che non c'è in Italia, in cui spieghiamo le cose che io ho scritto in questi anni. Personalmente il percorso da compiere per me è prettamente un percorso che avvolge sia il lato giuridico che il lato sportivo. Quindi un consiglio che posso dare a tutti anche in prospettiva futura è quello di, ecco, se si hanno passioni sportive e giuridiche, di ecco, cercare primizie come questa attività didattica che stiamo sostenendo. Questo corso mi ha appassionato perché ne condivido l'obiettivo, ovvero quello di arrivare a tutti, quindi appassionati e non, a trasmettere il senso e il valore delle regole del calcio, che sono norme giuridiche e quindi come tali devono essere rispettate perché si incorre in sanzioni. Il corso sta andando molto bene e secondo me è destinato a crescere. Il professore è stato una persona molto lungimirante in questo, perché credo che parlare di legalità forse sia un po' pesante, ma parlare di legalità e calcio forse riesce a catturare di più l'attenzione e l'interesse.